La prima cosa che faccio da sempre è questa. Gruppo tutto, vedete? Faccio vedere, vedete? All, ok? Quindi quando io vado a toccare, sto selezionando tutto, ok? E vado a abbassare non, attenzione, non il fader, ma il gain di tutto, cioè, come dire, in modo parallelo, tutto lo stesso. Guardate come abbasso il gain, vedete, guardate, vedete come si abbassano le onde, tutte della stessa quantità, vedete, alzo le onde, tutte della stessa quantità, quindi sto agendo, tolgo 6 dB ma dappertutto, ok, vediamo fino a quando, adesso abbasso, fino a quando vado a Qualcosa fare, scompare. attenzione, vado a fare una prova sul ritornello, fino a quando, troppo basso. Fino a quando non mi dà 0V, più o meno 0V, la somma di tutto. E poi crescerò, e poi crescerò. Ok, vedete. Grandi cosa mi costerà? Dimmi come si fa, come si fa, come diventare così grandi io non. Così io sono al sicuro, ho una marea di headroom dappertutto. Grandi cosa mi costerà? Dimmi come si fa, come si fa, come diventare così grandi io. Mi sono creato lo spazio, ok, mi sono creato lo spazio per lavorare bene. Seconda analisi. Crescerò, e poi crescerò, e poi crescerò. È palese che le voci, sentite, sono molto più alte, cioè avevano, come dire, erano molto molto più alte della base, ok? Quindi a questo punto non è veritiero quello che sto facendo, quindi vado sulle voci, le vado ad adattare alla base, a livello di gain sempre, ok? Vediamo se adesso. E poi crescerò, e poi crescerò, No, ho capito. e poi crescerò. No, c'era Melodyne, quindi aveva. Infatti mi sembrava strano. Perché c'era Melodyne che appunto aveva registrato il volume vecchio, quindi non rispondeva. Quindi. Ok. Così grandi cosa mi costerà? Dimmi come si fa, come si Ok, fa. adesso abbiamo la verità, riapriamo. Così grandi cosa mi costerà? Dimmi come si fa, come si fa, come diventare. Basso così, quindi riselezioniamo tutto e alziamo. Ok. Come diventare così grandi io. Ok, e alziamo ancora un pochettino. Crescerò e poi crescerò. La somma di tutte le tracce mi dà 0V. Poi, in base ai generi musicali che andremo a fare, 0, ci muoviamo fra 0 e più 2, ok? E a volte a fine mix possiamo arrivare a più 3, ma a fine mix. Perché magari stiamo volutamente saturando. Volutamente saturando. Saturando. Perfetto. Quindi adesso questo ce lo possiamo dimenticare. Lo spegniamo. Ok? Perfetto. Sei un produttore musicale ambizioso che vuole portare il suo suono ad un livello superiore? Offriamo un percorso formativo completo, con lezioni teoriche e pratiche che ti guideranno passo dopo passo nel mondo della produzione musicale, del mix e del mastering. Offriamo anche assistenza personalizzata, la possibilità di seguire i corsi da casa tua e pagare in comode rate, un plugin di acustica audio e un anno di abbonamento al nostro portale del valore di 300 euro. Cosa stai aspettando? Siamo partiti ordinati. Il mix dovrebbe partire sempre così. Ok? Poi dipende. Quando faremo trap, vedrete che andremo a picchiare sui più uno, più due, ma ci sta perché è giusto, il genere lo richiede. Invece, in un piano pop dove è tutto più o meno, questo è urban pop equilibrato, allora magari ci muoviamo più o meno fra lo 0 e il più 1. Va bene? Andiamo, adesso è arrivato il momento di andare a lavorare sulla sezione ritmica. Ok? Adesso piano piano. Lavoreremo, visto la fase iniziale del mix, da questo momento in poi adesso vedremo la sezione ritmica di questo brano, per oggi poi ci fermeremo e poi nella prossima lezione faremo la sezione ritmica di un brano trap e la sezione ritmica di un brano con una batteria vera. Poi passeremo bassi di un brano trap, cioè bassi di tutti e tre i generi musicali, strumentali di tutti e tre i generi musicali, voci di tutti e tre i generi musicali, quindi impareremo a mixare tre generi musicali che poi alla fine sono quelli con cui uno si.
cioè, impara a fare quei tre lì, diciamo che a livello mainstream ha imparato a fare un po' tutto. Poi mixerò alla fine io da zero, senza interagire con voi, uno o altri due brani, quindi voi mi guarderete come se fosse una sessione di vera di mix, e poi dopo toccherà a voi, mentre io vi guardo alle le lezioni finali. Vi guardo e vi correggo, ovviamente. Ok, perfetto. Allora iniziamo con la sezione ritmica. Come in tutti i mix, ragazzi, io parto a mixare dalla parte più importante del brano, che è sempre il ritornello. Crescerò. Mettiamo in solo. Allora, vi segno un altro mio approccio personale. Allora, per diminuire il processing che viene fatto sulle singole tracce e per preservare la CPU. naturalità, no, no, non mi interessa il CPU, ce l'ho potente, Allora, io a volte devo fare per forza anche quella roba lì. Ma vabbè, ci infatti, sta. scusa, posso... con che cosa lavori come computer? Io ho un i9 di ultima generazione, 64 GB di RAM, cioè una bella bestia. Eh sì, per lavorare a livello professionale devi anche la macchina potente. Fa parte del gioco. Devi comprare, butta e compra nuova. Non stai neanche qua a chiederlo. Sì, no, no, è per Devi capire farlo. anche a questo livello qua Eh no, come ma si devi farlo, procede. non puoi lesinare sulla macchina. Perché per fare delle buone cose hai bisogno di potenza di calcolo. Quindi un approccio mio personale, ragazzi, è partire dall'alto, dalla fine. In che senso partire dalla fine? Vi faccio vedere, ve lo faccio vedere proprio qui. Allora, come si fa a partire dalla fine? Dato che io voglio dare un po' più di snap, un po' più di attacco, un po' più di cattiveria a tutta la sezione ritmica, non vado a iniziare a mettere un compressore su ogni elemento. Metto un compressore sul gruppo del drum bass e inizio dall'alto verso il basso. Quindi cosa faccio? Vado a trattare il macro della batteria e poi pian piano vado nel micro. Così facendo, il trattamento tanto sulla parte macro del subbass mi permetterà di poi fare dei trattamenti un po' più leggeri sui singoli elementi ed ho già una colla di default. Ok? Quindi iniziamo a comprimere. Beh, tappo il mio qua, sennò sentirete il mio ritorno. Però dove cacchio è qua? Questa barra deve andare giù di qua. Allora, la mia tecnica di... Allora, il mio approccio alla compressione è questo, e ve lo consiglio anche voi. Adesso no, perché, come dire, riesco a sentire molto velocemente come agisce un compressore, ma agli inizi, quando volete sentire come agisce un compressore e cosa volete da questo compressore, vi consiglio di aumentare, abbassare la threshold, o andare a fare una compressione abbastanza violenta, con un rilascio molto veloce. Poi qua l'attacco è costante, lo decide la macchina. Una volta che avete tra virgolette settato l'attacco, qua lo sta dicendo la macchina, l'attacco, iniziate a giocare col rilascio. Quando trovate il giusto movimento del compressore e il giusto sound che volete, fate una marcia indietro e togliete giusto i dB che servono. Solitamente sul master bass non ci vado molto violento. Vi faccio vedere. Tolgo un dB, ho ridato un dB, ok? Tolgo.